Siamo con Sergio Canobbio nell'area Moto Live dell'Eikma. Area Trial Moto Live. Perché questa è la zona trial. Ah, beh, usiamo le moto, a differenza di là che usano i cross e tutto il resto, noi usiamo specificatamente le moto trial. Con degli interventi un po' comici, con quad, quaddini, balle varie. Oggi è la giornata aperta alla stampa, per cui abbiamo visto in questa zona Moto Live dell'Eikma 2017 un po' di spettacolo. Noi siamo fermi in teoria. In teoria, però io mi rompo le palle a stare qua a fare niente, ho detto andiamo, siamo due cose. Il pubblico ha gradito? Vabbè, basta che scendiamo, siamo al fine della moto, accendi la moto, arrivano, dai, poi ci conoscono da anni, io tanti anni che lo faccio. L'unico problema è che è anche un po' bagnato, perché... Trial acrobatico, che è diverso dal trial tradizionale, perché? Perché il trial tradizionale è fatto su degli ostacoli specifici, non devi badare, non cadere, non mettere i piedi, qui è più una cosa a fantasia, facciamo dei grandi, praticamente facciamo dei salti stile freestyle motocross, diversi perché andiamo in alto ma non in lungo, e poi ci sono tanti giochi, abbiamo un backflip all'altezza di 2 cm, abbiamo totem flip, si chiama, una novità che abbiamo tirato in piedi. Non l'abbiamo vista, però abbiamo visto vi mando il video. Vedremo il video qua sul comizio. Tutte cose un po' strane che piacciono alla gente, molto ravvicinate, la gente si vede, si diverte. Poi ti ripeto, io vado ancora un po' col trio, vado col quad, oggi no, però coinvolgo una ragazza, un po' di giochi. E si avvicina la gente al trial con queste esibizioni? Non è quello che fa il trial, cioè far andare le persone al trial, c'è un discorso col trial, nel fuoristrada è un po' più complicato, un po' più complesso, subentrano dei problemi, la gente non vuole che vai in montagna, ci sono delle normative, non è così semplice, cioè non è che perché vedono me fare un salto compriamo la moto a trial, è un incentivo perché la moto a trial è bella, facile, la prendi e vai, però abbiamo delle problematiche più grosse che ci tarpano veramente le ali, infatti stanno nascendo tantissimi campi trial privati, perché almeno lì paghi, vai là, sei a posto, giri, però sarà un po' un casino. E per gli appassionati di moto? Venire qui e dire un obbligo. No, cioè, cosa vengono a fare? Cioè, uno che è un appassionato di moto non va a Eikma, vendi la moto, cioè cazzo? Non puoi non venire a Eikma, che cazzo? Non dovevo dire cazzo. Benissimo.